Allora, stamattina inizio l'avventura, una nuova avventura con un nuovo cannocchiale che è lo Yukon Jäger, il modello 312x56. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è togliere questo cannocchiale qui e inserire quell'altro. Questo ha degli attacchi che si toglie metti QRV seconda generazione, togliamo. E poi naturalmente andiamo a montare l'altro che ha delle chiavi Torx e quindi è necessario sempre portarsi tutto l'occorrente perché non si sa mai. Ok, abbiamo mollato. Ecco fatto, questo è il nostro meraviglioso Leupold, che ha reso Luciano famoso ormai in tutto il mondo. Luciano ora sta ridendo dietro lì. Vero Luciano? Adesso prendo l'altro cannocchiale, cambio ovviamente le chiavi. Avremo bisogno di una Torx che ho portato da casa, come vi ho detto. Allora, questo è il cannocchiale. Naturalmente è necessaria una cosa fondamentale che sarà posizionare sulla stessa slitta, perché avevo preazzerato su questa slitta qui e quindi adesso andremo ad allentare le viti Torx. Ora Luciano mi farà una cortesia, mi prenderà gli occhiali da vista che li ho nella prima tasca dello zaino. Ecco fatto. Ecco fatto, grazie Luciano, Prego. che purtroppo sai la vecchiaia avanza Vero? inesorabile. Chi lo dice? I think it was this one. È necessario che fissare bene gli anelli, ma non troppo, perché devo comunque vedere che il preazzeramento sia quello che avevo fissato a casa. Ok. I think we are on now. Bene, adesso ci siamo. Appoggiamo bene l'arma e adesso vediamo se il lavoro fatto a casa torna. Ovviamente ho sparato con una 178 grani full metal jacket, quindi è stato un preazzeramento per modo di dire. Vediamo. Una cosa importante, sparerò prima a 100 metri con il pallino del reticolo superiore, che è quello deputato alla caduta dei 100 metri. Il pallino centrale invece è 200 metri, quindi poi una volta, prima 0 100 metri, poi 200 metri e vediamo se le cose vanno nel verso giusto o se ci sono dei piccoli compromessi da accettare, ma poi soprattutto a 300 metri c'è un gong. E dovrò vedere per farlo suonare su quale lineetta sotto di correzione balistica corrisponde il bersaglio a 300 metri. Dovrebbe essere
non la prima ma la seconda, secondo dei calcoli che ho fatto sul reticolo, sulle istruzioni che vengono accompagnate dallo Yukon. Però è una cosa che ovviamente va sempre dimostrata, perché noi abbiamo una cartuccia ricaricata, non una cartuccia commerciale. Quindi le cartucce commerciali, bene o male, si hanno dei punti di riferimento e si può fare un calcolo balistico. Su delle ricaricate che ho trovato qui, che non so a che velocità viaggiano alla bocca, è impossibile. Quindi conta più la pratica che le tante teorie. Bene, adesso si spara. Yeah, I see it is I think is a bit little bit low. Not much, right? Half an inch low, And on the half left. inch left. Okay. So it's like one click. Right and one click. But pretty close. Allora, il primo colpo è andato un po' basso a sinistra, d'accordo? E quindi devo. A 2 centimetri. Però ho tirato un pochino a sinistra io, La colpa è un po' mia. E poi devo andare un po' più su. Ok, adesso vediamo con questo secondo colpo. Scusa Luciano, mi potresti dare il cappello? Perché ho il sole completamente in Immaginavo. faccia e mi dà veramente Il fastidio. cappello, Un qualsiasi cappello, tanto è indifferente. ecco, adesso un'altra cosa. Sì, perché almeno ho Prima l'ombra io, pure e me. riesco a vedere un pochino meglio. Now we shoot on the one at the right, but the first one on the right and down. Ok, adesso ci siamo, ragazzi, ci siamo. Ho sparato ancora un po' a sinistra, ma ci Altezza. siamo ormai. Quindi devo soltanto alzare un pochino, alzarmi di 2-3 centimetri e poi andrò a tirare a 200 metri. Il secondo colpo è nel primo bersaglio a No, no, destra? no, no, è nel primo bersaglio a destra, però in basso. Lo vedi vicino alla muscia? Sì, è vero. Altro click forse? A destra di sicuro, e poi ancora un po' basso, ma È un pochetto leggermente. basso, sì, 1 centimetro basso. Ok. Now, adesso sparo a 200 metri, perché è inutile sprecare una munizione a 100 quando ormai le. Che poi quello che conta più che altro è la torretta a 200. La regolazione sulle torrette a 200 è quella che conta, perché è a 200 metri che si deve essere, che qui il tiro comunque è abbastanza, perché altrimenti poi a 300 rischio di non essere bene dentro. Now I will take a shot at 200 meters, but I have to see well the target, where the target is. Okay. Where should I put? I will put exactly in the center of the gong, okay?
But I will not be able to see exactly where it will shoot. I strongly suggest to put this target at 200 meters, because okay. I don't see where exactly is the bullet. At 300 meters. Ok, adesso tiriamo a 200 metri. A 100 metri siamo a posto. I think he's on the right. Oh, okay, I didn't. You see it? Yes. I think okay. L'altezza è giusta, ma siamo un po' troppo a destra. I think the height is okay, but is a little bit on the right. Yeah. Too much on the right. Quindi aggiusto un pochino, ma potrebbe essere colpa mia. Quindi bisogna un attimino aver pazienza, però l'importante è che l'altezza sia la stessa, perché la questione è sulla compensazione, è più il discorso improntato sull'alto basso più che sul destra sinistra. Adesso sparo un altro colpo, vediamo se siamo sempre dentro bene. On the line of the, so your lining is now perfect. Okay, I just give it a click on the left because I shot a little bit on the left. It was my fault. So I have to give another click on the left. Yeah. Or on, yeah. But I think it's right on the line. Eh? Exactly. Yeah. Is on I the think line. It's good. Yeah, I think it's good. Stai sopra? Sì, sono allora il proiettile è andato perfettamente in asse, ma leggermente alto, sopra ma quello non è. Io però il tiro mi è partito a sinistra, quindi ho paura che gli ho dato un click a sinistra per compensare il piccolo errore che ho fatto nel tirare. Che... Sì, mi sono accorto. I think it's okay. Adesso sparerò un colpo a 300 metri. I give it one shot at 300 meters just to see which line I have to. Ora tira a 300, eh? The gong is the white one, right? Yes. Adesso c'ho questo maledetto sole in faccia. Ok. I will. Allora, 250, 300, 250, ok. Perfetto. Allora, ho la tendenza, non so come mai, a far partire la fucilata con il reticolo leggermente a sinistra. Questa è una cosa probabilmente dell'ergonomia che dovrò correggere, secondo me, alzando un pochino questo. Sì. Ecco, leggermente. Ecco, così. Così sei in asse. Perché sono leggermente sbilanciato a destra, però è una correzione piccola che mi sento di dover fare, ma a questo punto siamo a posto, ok? Perfetto. Allora adesso non ci rimane che andare a caccia. It is unbelievable how long it takes for the bullet to go at 300. Oh yes, you can. You hear shoot, it. You wait, and then boing. And you know when I have seen one particular thing some years ago,
I was shooting at the 650 meters to a roebuck, roe deer in Italy, because we were testing a Sabatti tactical rifle with a special scope. So I aimed to the deer and I shot, and I missed it. And there was a TV operator that was filming. So the roebuck just moved, I think, 2-3 meters. Then I shot again and it drops down. Yeah. So we have seen on slow motion the first shot, the one I missed. Yeah. And you know why I missed it? Because you could see the bullet going. Because he makes a one step forward, yes, and at 600 feet per minute, it's impossible to see. So many times, if the animal just move a little bit, you're going to miss it or wound it. Okay. And it's not your fault, because it was exactly at the same height, but it just make a step forward. Yeah. Very good. I'm very satisfied. That's good. We make it in just a few minutes. Che te lo metto dentro? No, no, guarda, lo prosegui, tanto almeno so dov'è. Tieni, ti do questo e tu mi dai questo. Voilà. Io te l'ho messo qua dentro il cannocchiale. Sì, sì, hai fatto bene. Quello della Leopoldo, ovviamente ce l'hai protetto qua dentro. Perfetto. Insieme a Harry mi sono fatto un piccolo appostamento a una pozza d'acqua. Sono piuttosto vicino agli animali, circa dai 40 ai 100 metri massimo. Sarà bellissimo, perché ho potuto mettere il treppiede qui, così posso fare le riprese del tiro. Il problema sarà il vento. Il vento cambia in continuazione, quindi speriamo bene. Sarà una bellissima avventura. Per ora ci sono soltanto delle pecore, ma questa, la loro presenza mi conforta molto, perché se loro sono tranquille, anche gli animali verranno tranquilli. Questo è il primo animale che ho visto, un varano. Ancora non si vede niente, sta cominciando a fare molto caldo. Ho visto su un varano e basta. Bisogna avere pazienza, molta pazienza. Sono sicuro che aspettando e facendo silenzio, muovendosi poco, ce la farò. Niala female with his fawn. Una femmina di Niala col cucciolo sono venute ad abbeverarsi, sono bellissime. Guardate che bello, che splendido animale, l'animale più bello dell'Africa,
ed è molto raro vederlo a così breve distanza. Il vento adesso è completamente cambiato. Prima veniva, ce l'avevo in faccia di traverso dalla destra. Adesso invece tira esattamente opposto. Per me va meglio così, perché gli animali, c'è una piccola valle sotto la pozza dell'acqua e probabilmente verranno da lì. Il vento è giusto. Il problema è sperare che non mi becchino, perché il mio odore sta andando lì. Però ci sono tante pecore, tante capre che nascondono molto l'odore. Comunque il vento cambierà ancora, perché il sole ancora non è giù. Speriamo bene. Adesso mi sono spostato su un'altura di un fiume per controllare tutto l'alveo e tutte e due le rive qui dall'alto di un'altura. È un posto molto bello. Il tiro si presenta fra i 110 e i 300 metri. Posto veramente fantastico. Ci sono molti segni di presenza di diversi animali, come facocero, bushbuck e blazeback. Vediamo se si riesce a vedere qualcosa entro la serata. L'angolo di tiro è piuttosto pronunciato. Ripeto, le distanze non sono impossibili, 110-300 metri. È uscita una femmina di Diker dalla boscaglia. La vediamo se riusciamo a vedere anche il maschio che si può tirare. O se viene fuori un bushbuck o un facocero. Questi sono i loro territori, ma girano anche gli impala. Vediamo. It was a good solid hit. Yeah. Quick shooting. Yeah. Adesso andiamo a prenderla col sangue. Perché quando è partita la fucilata ho visto partire anche un pezzo di ramo. Però vedete, l'animale è preso. Oh. Nice digger. Wow. Perfect shot. Yeah, it's nice, eh? Yeah. Very good. It's my first
Ecco il mio primo selvatico africano con lo Yukon Jäger. È stata una giornata in cui le abbiamo tentate di tutte. Poi abbiamo deciso di seguire l'alveo di un fiume per vedere che cosa usciva fuori di buono. Ed è uscito questo Duiker che vi sembrerà un piccolo trofeo, ma è un grande trofeo per quello che riguarda la fauna africana, perché è un animale molto difficile da cacciare nella boscaglia, alla cerca, e infatti ci ha eluso parecchio, per tre quarti d'ora. Noi siamo partiti che era 500 metri avanti a noi, lo intravedevamo ogni tanto, poi abbiamo cercato di arrivare al tiro con il vento giusto e poi alla fine siamo arrivati a una 70-80 metri e siamo riusciti a prenderlo, ma ci ha eluso diverse volte e pensavamo addirittura di averlo perso. E quindi niente, è stata diciamo una caccia difficile come tecnica, ma naturalmente un tiro abbastanza facile. L'abbiamo fatto con condizioni di luce, già che arrivano verso qui, fa buio prestissimo. E niente, adesso poi domani e dopodomani continueremo la nostra caccia con lo Yukon Jäger e lo metteremo veramente alla prova. Avete visto, al poligono è stato eccezionale e quindi niente, ho grandi aspettative. A domani. Amici di Wild Hunters, salute a voi, ben ritrovati al Grace Gift Lodge. Oggi Luciano è tornato a casa, io ho cacciato oggi, caccerò altri due giorni per testare soprattutto il cannocchiale Yukon Jäger 312x56. Allora, io, come vi avevo già detto, questo cannocchiale l'avevo portato qui per fare la caccia all'aspetto e se poi ho il tempo necessario farò anche la caccia alla cerca, cosa che poi è successa oggi. Quindi io sono stato in tre posti diversi a caccia all'aspetto, a una pozza d'acqua e in due luoghi vicino a un fiume. Ho visto tantissimi animali, ma nessun animale diciamo adulto, quindi non voglio dire da trofeo, ma comunque un bel animale. Ho visto tante femmine, tanti animali giovani, quindi niente da fare. Poi verso il pomeriggio avevamo deciso con Harry di cacciare un po' alla cerca, sia lungo un fiume, dove ho preso quel bellissimo Duiker, che in realtà è un trofeo non facile da ottenere, è un common Duiker, perché è una caccia molto difficile, un animale che ci vede benissimo, che ha degli orecchi e una vista eccezionali, un buon fiuto, per cui è difficile sorprenderlo. Poi vive in ambienti molto stretti dove basta un ramo, infatti per tre volte ho dovuto rinunciare al tiro e poi comunque il tiro che ho fatto ho visto esplodere qualcosa, però l'animale, Harry l'aveva visto andare rotolare poi in terra, quindi eravamo sicuri di averlo comunque preso. E niente, poi dopo invece siamo andati a caccia di Hartebeest, una caccia sempre alla cerca, un animale molto grande, impegnativo, che può raggiungere anche 150-200 kg, alla cerca in un ambiente un po' meno fitto, quindi in un ambiente più aperto. Questo è un animale che ci vede molto bene, che sente molto bene, e mi era capitato un tiro, ma purtroppo vedevo solo il posteriore, la pancia e una piccola parte del dietro spalla, quindi non mi sono fidato perché poi c'erano dei rami grossi, dei cespugli, e lì bisogna considerare che qui in Africa bisogna saper rinunciare al tiro quando non si ha una linea di tiro pulita. E quindi ho rinunciato volentieri, perché tanto ho ancora due giorni, domani ci ritenteremo e quindi magari avrò maggior fortuna. Peccato, perché era un bellissimo trofeo, aveva un palco molto bello per essere un Hartebeest, un animale vecchio, e quindi mi sarebbe piaciuto tirare. Tra l'altro era un tiro sui 150, cioè è stato fra i 145 e i 160 metri, però era un tiro diciamo da fare abbastanza tranquilli, in piedi,
sul tripiede, però mi sentivo bene, anche se avevo corso molto, però mi sentivo bene, però appunto non mi sono sentito sicuro poi per questo ostacolo che occultava completamente la spalla, e quindi ho rinunciato. Ecco, una cosa interessante è stato stamattina l'azzeramento di questo cannocchiale, che è stato estremamente semplice, come era già stato in passato, perché tra l'altro ne ho acquistati tre, due col Mildot e uno con questo X20 illuminato. È un cannocchiale veramente facile da azzerare, molto comodo. Ci avete il pallino dei 100 metri superiore, quello di 200 metri illuminabile, tutte le varie linee, e si arriva ad azzerare un 308 fino alla soglia dei 500 metri ed è molto preciso. Quindi anche qui in Africa, con una munizione medio pesante per un 308, che è sempre la 165 grani Orna di SST, e la ricarica che ha fatto Harry si è rivelata molto costante, molto precisa. All'inizio abbiamo avuto due o tre bossoli che hanno dato difficoltà nell'estrazione, ma poi adesso è andato tutto bene, probabilmente dovuto al fatto che l'arma è stata tolta dalla scatola prima di partire qui per l'Africa, per cui questo è abbastanza normale. Bene signori, ci vediamo domani per la caccia all'arto, se dovesse andare bene nella mattinata, poi durante il pomeriggio affronteremo di nuovo altri facoceri, l'Impala e il Blazebook. Bene, a domani con lo Yukon Jäger.